Il Zagarise spugna per 2-1 il Verdoliva di Catanzaro. Una gara, quella tra i padroni di casa del Francesco Verdoliva e gli ospiti del Zagarise, disputata su un campo ai limiti della praticabilità. L'avvio dei padroni di casa è incoraggiante. Dopo appena un minuto di gioco, infatti, Caccia colpisce il palo. A seguire, una doppia occasione sempre per il Verdoliva, con Mariello al sesto e al 35esimo. Il primo squillo degli ospiti arriva con Folino, al 39esimo, su un bel tiro dalla distanza che di poco però non inquadra la porta. La gara si sblocca al 42esimo. Disattenzione della difesa ospite, Passanti ringrazia e fa 1-0. Nella ripresa, al 58esimo, il portiere di casa Foscolo respinge un tiro di Lamanna. Sulla ribattuta si avventa Morrone che non ha problemi nel siglare la rete dell'1-1. 5 minuti più tardi i padroni di casa hanno l'occasione per tornare in vantaggio. Corner di Marino per la testa di Tiriolo e palla che va vicinissima al palo destro difeso da Ciamprone. Il sigillo sul match lo mette il Zagarise all'83esimo. Citraro batte un ottimo calcio di punizione dalla distanza. Foscolo respinge con l'aiuto della traversa, ma sulla linea di porta c'è Ferraina che segna il più facile dei gol. Nel prossimo turno il Francesco Verdoliva sarà di scena a Maida contro il Marcellinara, mentre il Zagarise ospiterà l'Amaroni a Sellia Marina. Le voci dei protagonisti a fine gara. Allora, siamo con mister Mangone, l'allenatore dello Zagarise. Allora, mister, non poteva iniziare meglio il campionato? Sicuramente la prima parte abbiamo sofferto tantissimo, però la squadra c'era, ci siamo alzati un pochino il baricentro, quindi siamo riusciti ad uscire fuori come gioco e anche come occasioni gol, e quindi ci è andata bene. Soprattutto nel primo tempo non c'era, diciamo, il problema del campo, visto che da quel lato era difficile giocare, soprattutto sulle fasce. Infatti, insomma, è terminato in svantaggio per voi il primo tempo, però poi nella ripresa è venuto fuori forse l'orgoglio di questa squadra. Sì, sicuramente ci siamo preparati bene. Il primo tempo abbiamo sofferto un po' sulle palle inattive, vedi il gol perché l'abbiamo preso con un errore nostro, insomma. Però tutto sommato la squadra ha reagito al secondo tempo e abbiamo fatto bene. Qual è l'obiettivo del Zagarise in questa stagione? Sicuramente la salvezza, per il momento, poi vediamo. Andando vedendo, Sì, insomma. certo. Siamo con mister Caracciolo, l'allenatore del Verdoliva. Allora, mister, sicuramente non è l'inizio che si aspettava. No, sicuramente, però ho poco da recriminare ai ragazzi. Abbiamo fatto due piccole errette, abbiamo subito due gol molto ingenui, però la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo sbagliato tanti gol, quindi ci aspettavamo sicuramente un altro inizio. Questo calo, tra virgolette, questo calo nella ripresa può essere dettato anche dal fatto che da quel lato il campo non era in ottime condizioni per operare manovre d'attacco? No, secondo me più che altro ci siamo un attimino, non so se impauriti per di vincere la partita o di subire gol, perché un attimino ci siamo fermati a giocare, c'eravamo troppo distanti tra i reparti. Quindi sì, il campo poteva magari dare qualche problemino, però ci siamo fermati con la mente, purtroppo. Prossima gara a Maida fra 8 giorni, che partita si aspetta? E per concludere, qual è l'obiettivo della sua squadra per questo campionato? Ma sicuramente una reazione positiva, un risultato positivo. Noi come risultato positivo guardiamo sempre alla vittoria, quindi tutte le partite le giocheremo per vincere da qui alla fine del campionato. L'obiettivo nostro è un campionato tranquillo, di salvarci, perché l'anno scorso abbiamo fatto semifinale playoff, siamo arrivati quarti, quindi cerchiamo di fare una salvezza tranquilla, niente di più.